qua tutti quanti, è una gioia veramente. E quindi oggi sentitevi liberi, rilassatevi tranquillamente, non avrete una predicazione, non avrete un rimprovero, non avrete niente, perché oggi Dio vuole fare qualcosa di grande nei nostri cuori. E la gioia che noi abbiamo dentro i nostri cuori, l'amore che Dio ci ha dato, vogliamo trasmetterlo a voi. Questo è il nostro intento, questo è il nostro desiderio veramente. Amen. Vogliamo una piccola preghiera, magari, per iniziare. Alleluia. Chiudete anche gli occhi un attimino, Signore, gloria a te. Diciamo grazie per la tua grazia. Grazie per l'amore che tu, Signore, ancora ogni giorno, Signore. Signore, stabilisci, Signore, e vai alla tua chiesa, Signore, ai tuoi figli, Signore. Gloria al tuo nome, Signore, grazie per questa grazia che tu, Signore, in quella croce ci hai riscattato, ci hai dato e ci hai dato l'opportunità di poter essere, Signore, veri figli di Dio, Signore. Grazie veramente con tutto il cuore. E grazie per questa giornata, Signore, per ognuno di noi che siamo qua, Signore. Vuoi tu, Signore, benedire ogni cuore, Signore. Per la gloria del tuo nome, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quando si festeggia se non cantare? Quando siamo con gli amici che facciamo? Le prime cose sono quelle di mettersi a cantare insieme. Allora, siccome qui c'è anche un altro ospite in mezzo a noi, che è il Padre che è venuto dal cielo, presente qui per ognuno di noi, allora vogliamo cantare tutti insieme e dare gloria e onore a Lui, perché Lui è il Re. Lui è stato l'ospite principale, ma non soltanto è qui per servire anche te. Non è soltanto un re che è pronto come i sudditi a comandare, ma è un re che è sceso per servire il tuo cuore. E allora in questa mattina vogliamo dire che alla sua presenza tutto è possibile. E allora vogliamo cantarlo e innalzare il suo Posso nome. ogni cosa, posso ogni cosa, se Dio è con me, niente è impossibile. Voglio vivere.
Diciamo, noi abbiamo notato che con Dio niente è impossibile. Però a volte magari non abbiamo visto tante cose impossibili realizzarsi nella nostra vita. E allora, per farti conoscere che Dio veramente può l'impossibile, ci sarà una testimonianza. Perché è bello conoscere chi è Dio. Pastora, prego. Io sono responsabile della chiesa, come sapete, assieme a mio marito, e volevo dirvi veramente le cose impossibili che il Signore ha fatto. Io avevo paura era mia di parlare. Davanti a, anche alle profete, quando andavo a scuola, sapevo tutto, ma non riuscivo ad aprire la bocca, dalla tremenda paura e dalla timidezza che avevo. Però, naturalmente, un filo di voce, rispondevo, se no non io. Alla fine, anche quando dovevo fare degli esami, il giorno degli esami non mi sono presentata. Per la paura, non lo so perché questa paura di stare davanti alle persone. Perché? Perché avevo difficoltà, le professioni mi mettevano timore. Allora cosa è successo? Le professoresse mi hanno mandato a chiamare, cioè, non ti preoccupare, vieni domani. Sono andata con un filo di voce, ho parlato. E sapevo tutto, mi hanno domandato le cose impossibili perché sapevano chi ero io, le cose che sapevo, ma sempre con un filo di voce. E mi hanno domandato anche le matematiche, le formule più difficili da ricordare. Io ero lì perché sapevo ogni cosa, però quella paura mi ha tenuta fino a grande, fino a persona adulta, quella paura, quella timidezza, che non se ne andava. Andavo in chiesa cattolica perché ero una chiesa cattolica, ma non riuscivo a parlare con le persone, con i miei coetanei. Non riuscivo, niente. Quando andavo in non sentivo niente nel mio cuore quando andavo. A un certo punto ho smesso di andare più. E cos'è successo? Poi mi sono sposata, non ho più fatto niente. Anzi, ti dico una cosa, che il mio cuore era per il Signore. Perché facevo tante domande nel mio cuore, che erano delle domande che erano diverse da quello che facevano. Mi domandavo perché, se è così, loro fanno in questa maniera. E nessuno mi aveva insegnato niente. Però nel mio cuore dicevo, perché? Perché mia madre aveva un itinerario, ogni anno andava alla chiesa del Tindale. E lì mi facevo io, perché nel mio cuore dicevano, perché questa idolatria? Perché? Perché devo andare là, quando io so che non è così che il Signore si deve servire, ma ero bambina, ragazzina, non mi interessava niente, fino a un certo punto. Poi cosa è successo? Allontanandomi da tutto questo, una grande depressione è entrata nella mia vita, ma una depressione forte. Camminavo, entravo, io non, come se non c'ero, avevo anche i miei figli, anzi ancora i miei figli non c'erano, le femminucce non c'erano, c'era soltanto mio figlio, e lui mi diceva, ma perché non viviamo, ma perché no? E io, camminavo, facevo da mangiare, andavo avanti, niente. Ma quando ho incontrato Gesù nella mia vita, ho incominciato, qualcuno mi ha parlato, e io sono andata assieme con mio marito per un giorno, per curiosità, perché diciamo, ma che me ne faccio, per curiosità. Ma da quel giorno non siamo più usciti, perché ho trovato il vero Dio, ho provato a realizzare la mia vita per chi era veramente Dio. Però cosa è successo? Ancora. Io lo vedevo come un Dio della religiosità, come un Dio religioso, come un cambiamento di religione. Perché? Quella era sbagliata, quella in cui mi parlavano era la verità, perché era secondo la parola di Dio. Avevo fame, mi sono divorata la Bibbia in pochi giorni, e quello che loro mi dicevano era la verità. Ma ancora non capivo e camminavo. Questo si fa, quello non si fa. Della religiosità, ma quando ho incominciato a comprendere chi era veramente Dio, che di cosa Dio voleva da me, cosa Dio vuole dai suoi figli, vuole una vera relazione con Lui, non una religione, non è un cambiamento di religione, ma era una relazione tra padre e figlio, perché Dio è padre, oltre ad essere Dio, non è un Dio, un re potente, come si è stato detto, del mondo, che è prepotente, che vuole i suoi soldi, che a cosa piace? No, lui si è dato a noi, non siamo noi a darci a lui,
Lui si è dato a noi, perché questa relazione intima nella mia vita mi ha liberato dalla depressione, mi ha liberato dalla paura, mi ha liberato dalla diffidenza. Quando mai io potevo parlare così? Quando ero con gli amici, li ascoltavo, domanda e risposta. Mi parlavo, sì, vabbè, sì, no, sì, domanda e risposta. Neanche a parlare, niente. Ma il Signore è venuto nella mia vita e mi ha tirata fuori, perché io ho desiderato, io avevo fame di conoscere la verità, avevo quella fame nel mio cuore di andare a vedere di che cosa si trattava. E il Signore quella fame l'ha trasmessa, me l'ha, mi ha saziata della sua presenza, perché è questo che il Signore vuole, una relazione, non una religione. La religione non salva, la religione non conta niente, qualsiasi sia, nel mondo ce ne sono tanti, anche la religione evangelica, se non la disegniamo come ho fatto io come religione, non ti dà niente, niente, perché non è una religione, ma è una relazione col Padre, col Dio che è sceso, che ha mandato suo figlio nella nostra vita. Perché cosa? Affinché noi potessimo trovare vita, liberati dai nostri peccati. Sì, ero una brava ragazza, chi mai poteva, che peccato potevo commettere? Ero una brava, una mamma di famiglia, una cosa, non è che facevo niente di male, però avevo bisogno anch'io della salvezza del mio Dio, avevo bisogno anch'io che il Signore si rivelasse nella mia vita, perché ero morta vivente, ero così, ero inutile, mi sentivo inutile, ma quando Dio è venuto nella mia vita, la mia vita è cambiata. E io dico, non è una religione, non cercate Dio nella religiosità, non lo cercate, ma imparate ad avere una relazione con Dio, come io e voi parliamo. Quando Gesù era sulla terra, che diceva? Padre, quando la società Lazzaro, io so che tu mi esaudisci, ma io te lo dico affinché loro mi comprendano. E così con noi, col Padre, possiamo avere questo, una relazione intima con il nostro Signore. La parola di Dio, se noi siamo in uno, se voi leggete Giovanni 17, quando la preghiera che faceva per i discepoli di allora, diceva: Padre, io voglio che loro siano uno come noi siamo uno. E anche coloro che qui loro parleranno, per la testimonianza, anche loro che siano uno con te. Che cos'è uno? Desiderare la stessa cosa. La stessa cosa, e io desidero la stessa cosa con mio Signore, e desidero la stessa cosa con le persone che mi stanno vicino, perché io so che è veramente Dio, che io so, ho avuto che è veramente il Signore nella mia vita. Sono ora 32 anni, 39 anni che conosco il Signore, ero giovane quando ho conosciuto il Signore, ho abbandonato tutto, ma tutto non vuol dire che dobbiamo abbandonare anche i divertimenti, no, il Signore vuole che noi siamo gioiosi, il Signore vuole che noi ci divertiamo. Il Signore dice: io voglio che la mia gioia sia completa. È questo che il Signore è venuto, per darci gioia e gioia abbondante. Amen. Per liberarci dalla tristezza, per liberarci dalla schiavitù del peccato, per liberarci da ogni cosa. Dio vuole che noi siamo gioiosi, perciò noi possiamo ballare anche qui davanti alla presenza del Signore, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Amen. In piedi e ballare, perché è proprio lì alla presenza di Dio noi possiamo essere liberi di pensare, perché siamo suoi figli e lui ci ama profondamente. Neanche l'amore che noi possiamo aver conosciuto fino ad oggi, il suo amore è ancora di più, è incontenibile, non ha nessun limite, è indefinibile, perché non lo puoi neanche toccare con le mani, ma riempie. E in un modo come quando tu prendi un respiro e ti riempie i polmoni, il suo amore riempie, alleluia. Allora vogliamo cantare ancora. Poi puoi conversare con libertà, perché sono suo amico, perché sono suo amico. Allora puoi conversare con libertà, perché sono amato, perché sono amato. Libero! Sono libero,
le guarigioni, le acque, la danza. Potremmo sentire la nostra, potremmo sentire il tuo vivere, le guarigioni, le acque, la danza. Ci libertà nella casa di Dio, e libertà nella casa di Dio, e libertà. C'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Possiamo sentire il tuo fiume, le guarigioni, le acque, la danza. Comunque non ci eravamo messi d'accordo assolutamente, anche io
fa, se mi avessero detto tu un giorno parlerai di fronte a un bel po' di persone, io sarei sbiancata, sarei diventata paonazza, insomma non lo so, mi sarei sotterrata sotto terra, perché io stavo dietro a mia mamma, dietro la gonnella di mia mamma, con le mani così, non volevo vedere nessuno, parlare con nessuno, mia sorella lo sa, e quindi timidissima assolutamente, per me questo è un miracolo poter parlare qua davanti a tutti voi, ed è una cosa che comunque faccio con gioia. Pensando ad oggi, io avrei voluto parlarvi di come, di quello che è stato, diciamo, il mio cammino finora, no? Perché io ho sempre ricercato Dio, ho sempre ricercato un qualcosa, perché io sono sicura che tutti noi abbiamo nel cuore quella necessità, quel bisogno. Volevo parlarvi quindi del mio cammino, di come io sono stata cattolica, sono stata atea, ho cercato la verità nel buddismo, però poi Dio mi ha messo in cuore di parlare di un'altra cosa, che è comunque più intima, più profonda, e che io voglio condividere con voi. 4 anni fa è morta mia mamma. Nel momento in cui è morta mia mamma, io ho sentito un pilastro fondamentale nella mia vita crollare. Vi spiego un pochino perché. Mia mamma per me è sempre stato il mio punto di riferimento, perché noi parlavamo e magari ci completavamo le frasi a vicenda, quando c'era bisogno di completarle, perché spesso io e lei ci capivamo con uno sguardo e non c'era bisogno nemmeno di parlare. Poi con mia mamma condividevamo ogni cosa, le gioie, gli scherzi, ci piaceva fare le cose assieme, guardare il film, sgranocchiare parmigiano a letto, salame, insomma avevamo un rapporto molto bello e io con lei mi sentivo al sicuro, perché comunque lei ha sempre provveduto a ogni mia necessità. Voi lo sapete, molti di voi essendo genitori, un genitore dà sempre il mille per mille. Tutto ciò. Un genitore dà sempre il mille per mille, tutto ciò che può dare per un figlio. E mia mamma ha sempre cercato di non farmi mai mancare niente, mai. Tutto quello che poteva me lo dava. Io sapevo quando avevo un dubbio, una difficoltà, chiedevo consiglio a lei perché ero sicura che il suo consiglio era quello giusto. Con lei mi sentivo al sicuro, come ogni figlio si sente tra le braccia di un genitore. Tant'è che quando lei si è ammalata e stava molto male, prima che io partissi a Perugia mi ha detto: io vorrei stare bene così affinché tu fossi tranquilla. Cioè lei voleva stare bene solo per farmi stare tranquilla. Quindi io penso che questo sia veramente l'esempio di un rapporto tra genitore e figlio. Quindi voi capirete che ovviamente quando è venuta a mancare io mi sono sentita persa. Ho sentito che non sarebbe mai esistito nessuno che avrebbe raggiunto gli standard di mia mamma. Io ho sentito che in quel momento era morta l'unica persona che mi avrebbe mai potuto capire fino in fondo. L'unica persona che sapeva come mi sentivo, l'unica persona che quando tornavo a casa mi faceva una sorpresina, non perché io l'avessi chiesta, ma perché spesso tornavo a casa e mi faceva trovare il cioccolatino, lo smalto, una sciocchezza, le cose che ci fanno sentire amati. Perché poi l'amore sta anche là, nelle piccole cose. Quindi avevo messo questi standard elevatissimi. Però che cosa è successo? Che quando Gesù è entrato nel mio cuore e ha sostituito quel cuore di pietra con un cuore di carne, io ho conosciuto Dio che non era più Dio che io pensavo, non era più Dio appeso al muro, oddio io ti prego, ma prego come un muro, dov'è la risposta? Io prego, poi niente, ma era un Dio padre, Dio ha superato i limiti che io avevo imposto. Io avevo detto che nessuna persona sarebbe stata come mia madre, che nessuna persona avrebbe più potuto capire il mio cuore, che nessuna persona si sarebbe più potuta prendere cura di me come aveva fatto mia mamma. E invece Dio si è rivelato al mio cuore come padre, perché Dio mi ha detto: io ti amo, Dio mi ha detto: io sono tuo padre, tu sei mia figlia, io mi prendo cura di te, tu sei nelle mie mani, io vado a te, vado al tuo cammino. E Dio, come padre, in tutto questo tempo, si è preso cura di me. Lì dove io pensavo che fosse impossibile, Dio ha superato tutti i miei limiti. Perché è sempre stato Lui davanti a me. È sempre stato Lui che mi ha teso la mano. Non sono stata io, ma è stato Lui che mi ha detto vieni. È stato Lui che ha fatto ogni cosa. E quindi io vi posso dire, un po' riassumendo, in tutti i problemi che ho affrontato fino adesso, che Dio è sempre stato con me e con la mia famiglia.
perché quando c'era un problema, Dio 13.000 euro, dove li trovo 13.000 euro, se no la mia casa viene pignorata? Ci penso io. Dio, come faccio con questo esame? È impossibile da superare. Ci penso io. Tra parentesi, mai successo nella storia della Terra 3 professori per un esame e 3 domande a piacere. Dio mi dice sempre, ci penso io. Qualunque sia il tuo problema, che possa essere di salute, che possa essere economico, un esame, che un esame all'università può essere una barbaria rispetto ai grandi problemi della vita. Qualunque cosa, Dio mi ha detto, ci penso io. Io ero rimasta senza madre, che per me era una cosa fondamentale, ma Dio mi ha ridato mio padre. Dopo anni che mio padre non ci sentivamo, dopo anni mio padre è tornato nella mia vita e quindi ora oggi posso essere contenta di avere anche un padre, oltre che onnipotente e spirituale, anche mio padre carnale, no? E anzi questo Natale ho passato il Natale con lui dopo tanto tempo ed è stata una gioia per me. Mi ha dato una famiglia che è qua. Ovviamente ho anche la fortuna di essere la benedizione, perché per me non esiste la fortuna, per me esistono le benedizioni di Dio. Amen. La benedizione di avere una famiglia accanto a me, mia sorella, Peppino. Io posso solo ringraziare fino ad oggi, perché se sono qui a dare una piccola testimonianza è perché Dio mi ha portato fino a qui, perché non sono più io che combatto le mie battaglie, ma è Dio che combatte le battaglie da me. Amen. Dio dice solo, vieni a me, vieni alla mia presenza, basta solo andare con quello che siamo. Io, come la pastora Paola, alla fine non è che facevo nulla di che, non ammazzavo persone, nemmeno le lucertoline, non giocavo con le formiche, ero tranquilla, però io avevo bisogno nel mio cuore di Dio. Io ero sicura che nessuno avrebbe potuto capire il mio cuore, ma Dio ha desiderato, mi ha desiderato. Dio mi ha creato con uno scopo, mi ha dato dei talenti, mi ha dato un modo di ragionare, un modo di pensare. Mi ha creato perché mi ha pensato ancora prima di mettermi nel grembo di mia mamma e mi ha detto, tu sei mia figlia. E io sono qua per dirvi la stessa cosa, che Dio, come desidera una relazione con me, desidera una relazione con ognuno di voi. E io vi posso dire che Dio è presente, che Dio è reale, che Dio è qui e che Dio fa miracoli, perché ha fatto miracoli nella mia vita. Dio ha cambiato le cose da così a così, dove io credevo che fosse impossibile, Dio ha operato nella mia vita. Per questo io vi dico che Dio, se voi volete, opererà anche nella vostra. Se voi semplicemente andate a Lui, sentite, eccomi, io sono qua, e cominciate a costruire questa relazione, perché è una relazione. A nessuno piacerebbe parlare con uno che si gira, che sta al telefono, che guarda dall'altra parte, no? Invece Dio è qua, Dio ascolta, Dio è sempre all'ascolto, è sempre che vi chiama, in un modo o nell'altro, vi chiama sempre, in ogni momento. Ora comunque noi siamo qua a, diciamo, farci scambiarci gli auguri di fine anno. La cosa che vi voglio dire è che per quest'anno nuovo è un anno di cose meravigliose, di cose che stanno per nascere, di cose che possono accadere. Se voi siete depressi, tristi, o comunque la vostra vita potrebbe anche semplicemente andare bene, e gloria a Dio se va tutto bene nella vostra vita, anche quelle sono benedizioni. Nella gioia, nel dolore, cercate Dio, perché Dio è l'unica cosa che conta, e Cristo è l'unica via che vi permetterà di andare a Dio. Non c'è niente che valga di più la pena di essere ricercato. Solitamente tutti alla fine dell'anno fanno un po' i resoconti. No, quest'anno è stato così. Oggi si dice mai una gioia, no? C'è questo slogan, mai una gioia. Invece io vi posso dire che con Dio, anche nella tristezza più profonda, Dio è con te. Dio non ti abbandona mai, anche nella valle dell'ombra della morte. E quindi, per questo nuovo anno, cercate Dio, cercate la presenza di Dio nella vostra vita, che farà cose meravigliose. Non dite mai una gioia, ma dite, io voglio la gioia di Dio nella mia vita. Amen. Anche attraverso le sofferenze, perché Dio c'è. E chiunque, anche chi non lo vuole ammettere, nel cuore tutti noi abbiamo una spinta, un desiderio, un qualcosa, ed è una forma, che ha solo la forma di Dio, e nient'altro.
sarà lo studio, non sarà la soddisfazione professionale, non sarà la famiglia, non sarà niente, finché nel cuore quel pezzo non sarà occupato da Dio, perché ha la forma di Dio. E quindi niente, questa è la mia testimonianza. Per sempre, oh, lo che mi salvò,
che vi voglio mostrare. Un attimino. Stacco un momento. Abbassa ancora più. Un attimo solo. Abbiamo preparato un video. Per esprimere anche, come è stato detto, i nostri auguri, quello che è il nostro messaggio in questa mattina per voi. Eccoci, un altro anno è passato. Scusate un attimo. E anzi il problema anche del videoproiettore. Scusate, momenti tecnici. Ti devo dare a vedere la diretta. Perfetto. Metti da capo. Mi metti da capo. No, non lo devo. Chiudi. Vai da là. Esatto. Ok. Eccoci. Un altro anno è passato e ci ritroviamo come sempre a ripensare, anche con malinconia, ai momenti vissuti, a come sono andati, a cosa di bello o di brutto c'è stato. Pensiamo e tiriamo la somma e anche il fiato, sperando che l'anno che verrà non ci riservi brutte sorprese. E oggi, con la conclusione dell'anno che si avvicina, voglio ricordarti una cosa. Tu sai di essere una creatura meravigliosa? Dio, quando ti ha creato, ha pensato proprio a te. Sì, dico a te. Sei un essere unico e speciale. Non riesci a vederlo? Non riesci a vederti? Forse perché nella tua vita sono avvenute delle situazioni che hanno oscurato la tua luce, macchiato, spento, spezzato. Che hanno messo a dura prova la tua mente e il tuo cuore. Ti senti come una rosa senza più il suo profumo. Nel profondo tutto è lacerato, è vuoto, c'è una voragine che ti trascina sempre più giù. E a volte si è bravi a fingere che tutto vada bene, si mette su una maschera e si va avanti. Ma qualcuno riesce a vederti, lì, nel profondo. Gesù, è l'unico che ti conosce, ti comprende e ti capisce fino in fondo. Lui sa tutto, anche i tuoi silenzi, i tuoi sospiri. Ed è questa la storia che voglio raccontarti. Una storia che è iniziata per amore, si è conclusa con amore e continua ancora oggi per amore verso ognuno di noi. Amore che ha trasformato e toccato la vita di molti, la nostra, la mia. Gesù è venuto per una ragione,
cambiare proprio la tua storia. Nulla è decretato. Tutto può cambiare. Egli è morto e risorto. Su quella croce ha lasciato la morte, la malattia, la sofferenza, ed è risorto conquistando il posto d'onore accanto al Padre. Ed è per questo che in Lui abbiamo pienamente tutto. Guarigione, libertà, salvezza, vita. Per mezzo di Lui noi possiamo ricevere, per mezzo della fede, per la grazia mostrata, per quel suo sangue versato noi oggi possiamo conquistare tutto. Lui ha pagato per noi. La croce chiama, grida amore e salvezza. Ecco chi è Gesù. Riesci a vederlo? Forse ti stai facendo tante domande. Hai cercato e cerchi tante risposte. Gesù è la tua luce, Egli è il tuo tutto. Egli può riaccendere quella fiamma, quella luce che è stata oscurata. Non è solo qualcosa in cui credere, immobile, fermo, statico, è vita e potenza. Lui è quella speranza che è rimasta in fondo al tuo cuore, quella speranza che ancora qualcosa possa cambiare. Lui è il passaggio dal vecchio al nuovo. È in Lui il nostro personale capodanno. Puoi vederlo, ora puoi sentirlo. Tu sei la gioia dentro me.
queste parole possano essere un grido del tuo cuore. Non sono solo parole buttate così. Se
tu vuoi che quest'oggi avvenga nella tua vita il passaggio dal vecchio al nuovo, il passaggio dalla prigione alla libertà, dalla sofferenza alla guarigione, dalla malattia alla salute. Allora fai quel passo di fede, cercalo questa mattina. Per quanti mi sono sentito toccare il cuore, per quanti in quest'oggi hanno il desiderio di incontrare Dio, hanno il desiderio di cambiare vita, passa davanti, fate un piccolo passo.